Antonio Aquilanti, oggi tanto da fare lì dietro sul pareggio sostanzialmente giusto. Sì, credo che il pareggio è il risultato più giusto. Noi abbiamo avuto una grande occasione sulla traversa di Comi e loro hanno avuto un'altra occasione su un calcio piazzato. Penso che la squadra oggi ha fatto una grande partita, va dato anche merito a Latina che è una squadra sotto tanti punti di vista ci assomiglia, una squadra tosta che ha applicato lo stesso modulo nostro, tosta, che lotta su ogni pallone e che si chiude bene per poi ripartire, quindi un pari giustissimo. Senti, un atteggiamento forse un po' rinunciatario rispetto ad altre volte del Lanciano, un po' attendista rispetto ad altre apparizioni. L'avete preparata proprio così questa partita, dici tu? Sì, sotto un certo punto di vista l'avevamo preparato di più, forse dovevamo avere più personalità ad uscire da dietro, anche rischiando qualcosina, ma cercare di alzare il loro baricentro per colpirli poi alle spalle, però va bene così, è stata una grande partita della squadra. Antonio, per te seconda partita consecutiva dal primo minuto, bene così, no? Sì, sono molto contento, dopo mesi che ho fatto tanta panchina mi sono ripreso le mie soddisfazioni facendo delle buone prestazioni, ma quello che più importa è che comunque la squadra sta girando a mille. Senti, una domanda sui tifosi, sul tifo, no? Al 31esimo vi hanno cominciato ad incitare, ecco, avete sentito la mancanza del tifo nella prima mezz'ora? Sicuramente il supporto dei nostri tifosi ci dà quel qualcosina in più, però i ragazzi della curva ieri sono venuti da noi, ci hanno spiegato le motivazioni e noi le accettiamo tranquillamente. Senti, Jonathan vi ha dato fastidio, specie nella prima mezz'ora, era difficile prendergli le misure. Loro sapevamo che hanno due grandissimi attaccanti, quindi qualcosina è normale concedergli perché anche ad essere perfetti qualcosina loro ti creano. Comunque avete aspettato il momento giusto perché alla fine eravate quelli che più ci credevano nella vittoria. Sì, noi credevamo di poter far gol nella seconda parte del secondo tempo, non è stato così, andiamo avanti e pensiamo a domenica prossima alla Juve Stabia.